mai mancare il loro supporto e il loro incoraggiamento. E un applauso grandissimo veramente ai veterani del laboratorio, ad Andrea Grandilanima, alle professoresse Pilla e Fiore, che sono le colonne di questa attività che ormai è giornale, l'ultima giornale. Il laboratorio ha collezionato tanti successi e quindi per me questo è il terzo anno, quindi mi abituate a queste serate magnifiche, crescendo veramente. Un doppio applauso anche ai debuttanti, doppio applauso ai debuttanti. Venuta qui nel laboratorio ed è importante perché poi noi questi ragazzi li vediamo a spiccare il volo, molti affezionati li ho visti qua in sala dei ragazzi, quindi un applauso, un affettuoso saluto anche ai ragazzi che sono in sala e che non ne fanno più parte, ma comunque respirano sempre quest'aria, amano almeno condividere queste serate con noi. Quindi è questo atteggiamento così di compagnia, questo atteggiamento goliardico, questa capacità anche di calcare queste scene, insomma non è un palcoscenico di quelli, ma è comunque importante, no? Soprattutto per quelli che per la prima volta hanno affrontato una platea. È vero, queste luci accecano, ma loro lo sanno che ci siete voi, quindi non è che non vedervi diminuisce l'ansia, ma vi assicuro, anche in veste di mamma in questo caso, che la tremarella c'è stata, e quindi un applauso soprattutto a quelli che per la prima volta. Ho voluto, anche perché quest'anno doppiamente incuriosita, no? Qualche volta fare qualche sbirciatina, qualche incursione nelle attività pomeridiane, però poi ho detto no, non voglio sapere di più, quindi, perché volevo gustarmi questa sera lo spettacolo come avete fatto voi, e sono sicura che a me è piaciuto tantissimo e così anche a voi, questa comicità non sempre così diciamo diretta, a volte graffiante, a volte sottile, quindi veramente gustosissima. Tutte le scene, tutte queste perle di comicità, avete dato siete riusciti a caratterizzare questi piccoli sketch, perché è molto più difficile rappresentare tante storie e non rappresentare un'opera completa, quindi è difficile perché bisogna saperci entrare, quindi siete voi che ci fate entrare e siete riusciti benissimo. Io vorrei vicino a me anche la presenza Pilla. Prego. Grande impegno per le istituzioni che sempre hanno accettato il nostro invito ad essere presenti, ma vedo, nonostante fare, ma so che lì è rimasta per tutta la durata dello spettacolo, la Preside Marino, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Fondi. Prego, Presidente. Intanto lascerei alla professoressa Fiori, intanto si accomoda qua vicino a me la Preside, e poi un saluto anche per la Preside. Allora io vi volevo ringraziare tutti per la presenza, gli altri ringraziamenti che hanno partecipato di loro. Vorrei anche ringraziare però il personale della scuola che ci ha aiutato, ci è stato vicino anche oggi pomeriggio fino alla fine, particolarmente il signor Francesco Bove e comunque tutti i collaboratori. Particolarmente importanti, perché come vedete io non sto ringraziando nessun altro, quindi non abbiamo gli sponsor e quindi siamo qui lo stesso, e i vestiti e tutta la scenografia e il resto, ma sono un grande ringraziamento ai genitori. Ma che ci sono stati vicini in tutti questi giorni e mi hanno dimostrato il loro affetto e anche la nostalgia per il fatto di non essere qui stasera sul palco con noi. E un bacio a tutti voi. Questo per noi è un grande segno di affetto, ma anche è un'indicazione del fatto che quello che
facciamo, insomma, è importante. Buonasera. Diceva giustamente la preside che è un periodo un po' particolare questo, quindi vi porto i saluti del sindaco che tra le altre cose non è mai mancato ad ogni vostra rappresentazione. Io nel vedervi ogni volta mi si allarga il cuore perché non posso dimenticare i miei trascorsi che sono stati la scuola, i ragazzi, i docenti. Però io credo che stasera vi siete superati per la bravura, perché non si trattava di ricordare una parte di cui c'era un filologico narrativo, ma erano tante flash anche abbastanza lunghi, con un gioco di parole che non era assolutamente facile da poter ricordare, ma mi ha sorpreso piacevolmente anche la naturalezza con cui lo hanno fatto. Quindi complimenti intanto ai docenti, sacrificano tanto del loro tempo, alla preside che favorisce queste cose, e quando hai detto sbirciate io facevo la stessa cosa, ad Andrea che ha diretto egregiamente questa pièce teatrale, e grazie anche uno spettacolo in cui la battuta di spirito, ora graffiante, ora semplice, ha dato poi il messaggio su quello che è il teatro umano. Grazie. Buonasera, grazie a tutti. Buonanotte.